Ogni giorno 600 persone mangiano alle mense gratuite gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Lo fa sapere lo stesso ente in occasione della Giornata Internazionale della Carità che si celebra oggi nell'anniversario della scomparsa nel 1997 di Madre Teresa di Calcutta. Circa 320 persone si rivolgono ogni giorno alla mensa cittadina di Via Baracca per un pasto, 220 vanno a mangiare nelle 8 mense di quartiere, 120 utilizzano il servizio docce. Nelle strutture di accoglienza attualmente sono ospitate 726 persone provenienti da 49 paesi diversi, di cui circa un quarto minorenni. L'ospite più anziano ha 85 anni, il più giovane appena un mese. Oltre il 10% è italiano. Inoltre, come ogni estate, la Fondazione ha ospitato anche quest'anno dalle 40 alle 60 persone a settimana nel campeggio Sanfrediano a Vada, struttura nata nel 1954 per persone che non possono permettersi una vacanza e bambini che il mare non lo hanno mai visto perché hanno vissuto sempre in guerra. Questa giornata ci dà l'occasione ogni anno per ricordarci ciò che davvero conta. Il volontariato è l'antidoto alla cultura dell'individualismo, ha affermato Monsignor Domenico Viola, vicario episcopale per la carità. La storia fiorentina, toscana e italiana è segnata dalla carità. Abbiamo bisogno dei volontari per ricentrarci sull'essenziale.